Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati. Cartigliano, tornano i focolai Covid. In casa di riposo ULSS 7, 25 positivi tra ospiti e operatori. La notizia giunge dal centro per anziani di Cartigliano ed è stata confermata dai vertici sanitari dell'ULSS Pedemontana. Da uno screening imposto in seguito all'emersione di alcuni casi positivi è stata accertata la positività al tampone di quasi un terzo degli ospiti della casa di riposo, 19 su 69. A loro si aggiungono 6 operatori, tutti asintomatici. Villa Verla, Porsche in manovra, di svolta c'entra uno scooter, ferito un 57enne. Un altro incidente si è verificato alle 12 in centro, in paese, lungo la provinciale. L'auto di lusso e lo scooter si sono scontrati all'accesso della vettura in una via secondaria, mentre sopraggiungeva il ciclomotore. Il conducente è rimasto ferito, ricoverato in codice giallo a Sant'Orso. È un 57enne del posto, incolume l'automobilista. Zanè, scontro tra scooter all'incrocio, corsa in eliambulanza per salvare il più grave dei feriti. Ad avere la peggio, un 63enne del paese centrato alle spalle da una Vespa condotta da un 39enne di Arpugnano che stava provando una Vespa di un rivenditore vicino. I due hanno sbattuto sul guardrail. Condizioni difficili per lo zanediense trasportato al San Bortolo in eliambulanza. Codice giallo per il secondo più giovane uomo ferito. Vicenza, capannone di 500 metri quadri distrutto dalle fiamme in fumo un deposito di bike. Danni per decine di migliaia di euro in seguito all'incendio che la scorsa notte ha distrutto un punto vendita di biciclette di ogni tipo, anche elettriche di un certo valore. Poco prima di mezzanotte l'allarme e i vigili del fuoco al lavoro fino all'alba con rinforzi da Arzignano e Thiene. Devastati i prodotti in vendita, andati distrutti per la quasi totalità. Bassano, San Bastiano, riattivato il reparto Covid, 10 posti letto e una precauzione. Sarà operativa da mercoledì 1 settembre, concretizzata per favorire un minimo di supporto all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso, all'interno della stessa azienda sanitaria, ma anche una riorganizzazione di ruoli e mansioni del personale specializzato. Ci auguriamo di non utilizzarla, ha spiegato il DG Bramezza. Bassano, controlli sui Green Pass nei punti vendita biosapori in provincia. Bassano 3 sanzionati. Ieri intorno a mezzogiorno è stato disposto il controllo simultaneo dei 5 market di prodotti biologici gestita dalla Notta Catena in provincia. A disporlo il prefetto di Vicenza dopo la presa di posizione di uno dei titolari e la comparsa di un modulo non autorizzato. Due avventori a pranzo a Bassano sono stati multati con il loro gestore. Zanè, un cavaliere d'altro mondo travestito da papà o viceversa, lo presenta l'autore. Domani sera alle 20:30 in Piazza Aldo Moro, palco estivo dedicato a uno scrittore del paese e artisti concittadini che lo accompagneranno nella presentazione della sua opera. Lettura e musica saranno regalate a una platea di un centinaio di presenti curiosi di conoscere Gilberto Sola e la sua attività di autore di romanzi. Pagina dell'Eco Nazionale, dall'estero Afghanistan, evacuati tutti gli italiani, sale il bilancio di vittime e feriti. Il ministro degli esteri Di Maio ha fatto sapere che tutti gli italiani che volevano rientrare sono rientrati. Circa 4.900 cittadini afghani sono stati evacuati. Covid monitoraggio ISL, RT scende a 1.01, 10 regioni a rischio moderato. Nuova settimana, nuovo monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. Un piccolo segnale incoraggiante arriva dall'indice di trasmissibilità. Il valore RT passa da 1,1 a 1.0.1, confermando la tendenza in atto da diverse settimane. Politica, Durigon si dimette da sottosegretario, il passo indietro dopo le polemiche sul parco Mussolini. Dopo un colloquio con Matteo Salvini, le dimissioni. Claudio Durigon, dopo 3 settimane di polemiche, lascia la poltrona di sottosegretario all'economia, mettendo la parola fine alla querela nata il 4 agosto, quando durante un comizio aveva proposto di intitolare di nuovo il parco comunale di Latina ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce.
Sport e calcio, sorteggio Champions, Real per l'Inter, Chelsea per la Juve, United per la Dea, Milan gruppo di ferro. Milan a parte, non è andata male alle squadre italiane presenti nell'urna di Istanbul per il sorteggio dei gironi di Champions League. Questa era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a risentirci.